O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Sempre dire tu,
Thank you.
Thank you.
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Do lettura del testo che il Santo Padre Papa Francesco aveva preparato per questa circostanza. Carissimi fratelli e sorelle, questa celebrazione vespertina ha sempre un duplice aspetto. Con la liturgia entriamo nella festa solenne di Maria Santissima, Madre di Dio. E nello stesso tempo concludiamo l'anno solare con il grande inno di lode. Sul primo aspetto si parlerà nell'omelia di domani mattina. Questa sera diamo spazio al ringraziamento per l'anno che volge al suo termine. Te Deum laudamus. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. Potrebbe sembrare forzato ringraziare Dio al termine di un anno come questo, segnato dalla pandemia. Il pensiero va alle famiglie che hanno perso uno o più membri. Pensiamo a coloro che sono stati malati, a quanti hanno sofferto la solitudine, a chi ha perso il lavoro. A volte qualcuno domanda qual è il senso di un dramma come questo. Non dobbiamo avere fretta di dare risposta a tale interrogativo. Ai nostri perché più angosciosi, nemmeno Dio risponde facendo ricorso a ragioni superiori. La risposta di Dio percorre la strada dell'incarnazione, come canterà tra poco l'antifona del Magnificat. Per il grande amore con il quale ci ha amati, Dio mandò il suo figlio in una carne di peccato. Un Dio che sacrificasse gli esseri umani per un grande disegno, fosse pure il migliore possibile, non è certo il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo. Dio è Padre. Eterno Padre, e se il suo figlio si è fatto uomo, è
per l'immensa compassione del cuore del Padre. Dio è Padre ed è Pastore. E quale pastore darebbe per persa anche una sola pecora, pensando che intanto gliene restano molte? No, questo Dio cinico e spietato non esiste. Non è questo il Dio che noi lodiamo e proclamiamo Signore. Il buon samaritano, quando incontrò quel poveretto mezzo morto sul bordo della strada, non gli fece un discorso per spiegargli il senso di quanto gli era accaduto, magari per convincerlo che in fondo era per lui un bene. Il samaritano, mosso da compassione, si chinò su quell'estraneo trattandolo come un fratello e si prese cura di lui, facendo tutto quanto era nelle sue possibilità. Qui sì, forse possiamo trovare un senso di questo dramma che è la pandemia, come di altri fragelli che colpiscono l'umanità. Quello di suscitare in noi la compassione e provocare atteggiamenti e gesti di vicinanza, di cura, di solidarietà, di affetto. E ciò che è successo e succede anche a Roma in questi mesi, e soprattutto di questo stasera rendiamo grazie a Dio. Rendiamo grazie a Dio per le cose buone accadute nella nostra città durante il lockdown e in generale nel tempo della pandemia, che purtroppo non è ancora finito. Sono tante le persone che, senza far rumore, hanno cercato di fare in modo che il peso della prova risultasse più sopportabile con il loro impegno quotidiano, animato da amore per il prossimo. Hanno realizzato quelle parole dell'inno Te Deum: ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre, perché la benedizione e la lode di Dio che più gradisce è l'amore fraterno. Gli operatori sanitari, medici, infermiere, infermieri, volontari, si trovano in prima linea e per questo sono in modo particolare nelle nostre preghiere e meritano la nostra riconoscenza, come pure tanti sacerdoti, religiosi e religiose che si sono prologati con generosità e dedizione. Ma stasera il nostro grazie si estende a tutti coloro che si sforzano ogni giorno di mandare avanti nel modo migliore la propria famiglia e a coloro che si impegnano nel proprio servizio al bene comune. Pensiamo ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, che ricoprono un ruolo essenziale nella vita sociale e che devono affrontare una situazione molto complessa. Pensiamo anche con gratitudine ai pubblici amministratori che sanno valorizzare tutte le buone risorse presenti nella città e nel territorio, che sono distaccati dagli interessi privati e anche da quelli del loro partito. Perché? Perché cercano davvero il bene di tutti,
il bene comune, il bene a partire soprattutto dei più svantaggiati. Tutto questo non può avvenire senza la grazia, senza la misericordia di Dio. Noi, lo sappiamo bene per esperienza, nei momenti difficili siamo portati a difenderci, è naturale. Siamo portati a proteggere noi stessi e i nostri cari, a tutelare i nostri interessi. Come è possibile allora che tante persone, senza altra ricompensa che quella di fare il bene, trovino la forza di preoccuparsi degli altri? Che cosa le spinge a rinunciare a qualcosa di sé, della propria comodità, del proprio tempo, dei propri beni, per darlo agli altri? In fondo, anche se loro stesse non ci pensano, le spinge la forza di Dio, che è più potente dei nostri egoismi. Per questo, questa sera diamo lode a Lui, perché crediamo e sappiamo che tutto il bene che giorno per giorno si compie sulla terra viene alla fine da Lui, viene da Dio. E guardando al futuro che ci attende, nuovamente imploriamo: sia sempre con noi la tua misericordia. In te abbiamo sperato, in te è la nostra fiducia e la nostra speranza.
invochiamo il Cristo, nostra pace, che è venuto a unire in un solo popolo gli uomini di ogni lingua e di ogni nazione. Dona a tutti la tua pace, Signore. Dona a tutti la tua pace, Signore. Tu che venendo fra noi hai rivelato l'amore del Padre, fa che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici. Dona a tutti la tua pace, Signore. Tu che hai voluto piena di grazia Maria, tua madre, e fondi su tutti gli uomini l'abbondanza dei tuoi doni. Dona a tutti la tua pace, Signore. Hai portato al mondo il lieto annunzio della salvezza. Moltiplica gli araldi e i discepoli della tua parola. Dona a tutti la tua pace, Signore. Hai voluto nascere da Maria Vergine come nostro fratello. Insegna a tutti gli uomini la vera fraternità. Dona a tutti la tua pace, Signore. Sole di giustizia apparso all'orizzonte risplendi ai nostri fratelli defunti nella beatitudine eterna. Dona a tutti la tua pace, Signore. Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio. Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memorale della Tua Pasqua, fa che adoriamo con fede viva il mistero del Tuo corpo e del Tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.